sapete, ogni contest K-pop ha un giudice speciale, perché la giuria dei nostri contest è divisa in due modi, cioè il giudice speciale che è, insomma, il fangirl come noi, ok? Cioè quello che ne deve sapere di questo argomento, e poi sono i giudici tecnici che ovviamente vi giudicano per la parte tecnica. Essendo voi dei ballerini, vogliamo fornirvi quello che è un giudizio, insomma, serio, ok? È competente. Quindi partiamo da Sonia, appunto, che è in rappresentanza dell'Artist Valley. Poi abbiamo un'altra Sonia nella parte tecnica, Fellini, che è della scuola Tilt di Rimini, e Alexandra Di Capua della Bradipo Theater, che tra l'altro ha anche un corso qui a San Marino di K-pop. Quindi se siete interessati a partecipare, sappiate che poi potete fermarla e assaltarla per avere maggiori info riguardo quella che è, di quello che è il loro corso. Arrivano, stanno già litigando a chi deve prendere il microfono. Facciamo un applauso alla nostra giuria. Vi ho già ampiamente presentate mentre state qui. Chi inizia? Sonia abbiamo? Benissimo. Sonia, con cosa iniziamo? Colleghe, premiamo prima i singoli, quindi prima i solisti. Facciamo prima i solisti. Andiamo dal terzo posto. Sì, andiamo al terzo posto. Okay. Al terzo posto. Vai. E Brian. Può, ma ci mancherebbe. Cosa ti ha stupito di, cosa vi ha fatto scegliere Brian, insomma, cosa vi ha stupito un po' di lui? Ne abbiamo parlato a lungo, perché abbiamo visto tanto lavoro e tanta passione da tutti quanti. Abbiamo dovuto comunque fare una scelta, abbiamo dato dei voti, dei punteggi e dei suggerimenti che magari poi i ragazzi potranno avere direttamente da noi, e ci ha colpito il suo stile, la sua personalità, e ciò non significa che però dalle altre parti non l'abbiamo, certo, visto, ovviamente. Anche per te, Sonia, per te questa è una prima esperienza, infatti dici un po', anche perché tu vieni da un mondo che non è inerente al K-pop, giusto? No, io insegno balletto, quindi nel palco della danza classica la personalità comunque è fondamentale, certo, per distinguere chi fa il corpo di ballo dai ballerini solisti. Assolutamente. Qui si parla di solisti, si parla di avere energia e riempire il palcoscenico col proprio carisma. Quindi a questo punto, insomma, abbiamo, io ho visto questo, mi è piaciuto tantissimo vederlo da tutti i ragazzi. Grazie mille, la parola a Sonia Ferdini. Al secondo posto abbiamo al secondo posto Lia. Facciamo la parola a Lia. Dove è Lia? Eccola, sta volando. Anche perché Lia, ricordiamo, ha 13 anni, prima mi ha detto con l'altra, è il mio secondo conto, sono orso. Eccola qua, Lia, hai visto? Sta tremando, raga, ve lo giuro. Grande energia, Lia, quindi complimenti. Bene, al primo posto un po' di suspense. Oh. Riguardo Jen, come Lia, è una raccomandazione che faccio proprio perché la danza è anche atleticismo a un certo punto, no? Il fiato e l'allenamento sono fondamentali, e abbiamo visto in entrambe le ragazze grande fiato, grande energia mantenuta per tutto il brano, e quindi complimenti, perché hai scelto anche un pezzo complicato, comunque un pezzo tosto. Complimenti, grazie Sonia. Facciamo parlare ad Alexandra invece la parte delle crew. Alexandra, già più invece, come dicevamo prima, nel mondo del K-pop. Ok, partiamo dalla fine. Facciamo i primi due, come abbiamo detto, primi per due, allora, le crew, visto che comunque ci sono quattro crew, sono
meglio fare insomma per le prime due, facciamo dai secondi. Esatto, esatto, vado veloce. Vai, dunque, sì. Perciò chiamo sul palco Off Balance Crew. Posso fare la croce perché adesso le prendo? Perché prima stavano prendendo. Brave, brave ragazze, ci sono piaciute molto. Naturalmente abbiamo guardato l'energia, abbiamo guardato la pulizia e abbiamo guardato anche ciò che hanno trasmesso al nostro pubblico e a noi giudici. Bellissimo, complimenti. Un applauso. Bravo. E siamo i primi classificati. Facciamo oh. Oh. Parole su di loro, eccole qui, eccole qui sono. Allora, anche se un duo, però hanno riempito di energia il palco, meritatissimo il primo posto e chiediamo un bel applauso. Fantastiche, veramente, grazie mille. Spero vi siete divertite anche. Bene, direi che adesso l'applauso più grande va sia ai nostri ballerini, perché veramente siete stati bravissimi. Oggi il livello era pazzesco. Quindi fatevi un applauso, perché siete veramente tutti bravissimi. Continuate comunque ad allenarvi, a partecipare ai prossimi contest. E l'applauso maggiore va anche a voi pubblico, perché siete rimasti qua nonostante il sole e il caldo. Quindi fatevi un applauso, siete bravissimi. E supportate sempre nel modo migliore i nostri ballerini. Grazie mille a tutti, grazie tantissimo ovviamente al San Marino Comics per averci ospitato sul palco. Ci vediamo in area K-pop allora, grazie mille.